Segue la protesta dei lavoratori socialmente utili e di pubblica utilità a Lamezia. Stamattina i sindacati hanno incontrato la ministra Lezzi. Finito in manette l'uomo che ha aggredito nel parcheggio dell'ospedale di Crotone la dottoressa ritenuta dallo stesso responsabile della morte della madre avvenuta nel 2017. Sono accusate di associazione mafiosa le 90 persone arrestate questa mattina fra Calabria, Germania, Belgio e Olanda. L'ex presidente del Consiglio a Cosenza per presentare il suo libro La sfida impopulista, l'occasione per affrontare i temi politici che riguardano il nuovo corso del Partito Democratico. Il giudice del lavoro del Tribunale di Palmi ha disposto il reintegro di 30 lavoratori dei 371 licenziati nel 2017. Il Banco Alimentare è assediato dalle continue richieste di aiuto, sempre più famiglie calabresi in difficoltà economiche. Allora, buon pomeriggio, grazie per averci preferito. In primo piano la protesta dei lavoratori, 4.500 in Calabria. Ieri hanno cominciato questo sit-in davanti alla stazione ferroviaria di Lamezia Terme, proseguito anche oggi. Stamattina i sindacati, i segretari regionali, CGIL, CISL, UIL, hanno incontrato la ministra Lezzi in Calabria, precisamente a Vibo, per rendersi conto dei danni causati dal maltempo. Hanno discusso lungamente con la ministra ha assicurato che c'è la volontà del governo di superare questa difficoltà, quindi di andare oltre questa vertenza. La promessa però attende di essere, come dire, certificata, perché altrimenti i lavoratori non abbandonano il presidio. Quindi attraverso il collegamento diretto tra la prefettura di Catanzaro e il governo si aspetta di avere questo foglio di carta in cui si prende atto della situazione e viene fuori l'impegno del governo. Ma vediamo qual è la situazione stamattina. Attendono comunicazioni ufficiali i lavoratori ex LSU e LPU calabresi che da ieri hanno bloccato la circolazione ferroviaria occupando i binari nella stazione di Lamezia Terme. Una delegazione guidata dalla Triplice ha incontrato in aeroporto il ministro per il Sud Barbara Lezzi ed ecco cos'è venuto fuori. Il ministro si è impegnato a garantire la continuità lavorativa dei lavoratori ex LSU e LPU della Calabria già nella legge di bilancio che dovrà essere approvata entro il 31-12. Di quest'anno, quindi a breve. Dopodiché nel decreto concretezza dice di incasellare la situazione di questi lavoratori il governo per la definitiva stabilizzazione. Noi abbiamo ribadito all'esponente di governo l'importanza della partita che si sta giocando oggi, perché riguarda lavoratori, lavoratrici, famiglie e i servizi della nostra regione che non possono essere bloccati. Non recediamo assolutamente un passo indietro rispetto a quella che è la posizione che abbiamo avanzato in questi anni e in queste giornate. Ma nel momento in cui dovesse arrivare per tramite di Palazzo Chigi alla prefettura di Catanzaro l'impegno per iscritto del governo su tutti questi due aspetti, abbiamo detto che siamo disponibili a smobilitare e a verificare, diciamo, quanto fatto. Un incontro avvenuto grazie alla mediazione del prefetto e del questore di Catanzaro. Le parole della ministra hanno dato ampie rassicurazioni, ma serve comunque un atto ufficiale. Perché in questo momento ci serve anche avere certezza e quindi in questo momento stiamo aspettando che il prefetto di Catanzaro, con il quale abbiamo parlato poco fa, riceva dal governo un atto ufficiale dove le cose che sono state dette prima, anche in presenza dei lavoratori, vengono messe per iscritto. I lavoratori restano a presidiare la stazione. Da ieri si alternano. 20 anni di attese vane sono lunghi e non saranno delle ore a fermare un processo di stabilizzazione promesso e mai ottenuto. E lo stato di agitazione permane, perché è necessario valutare già nei prossimi giorni anche qui come si lavora, in che direzione si lavora, per consentire proprio ai comuni di inserire definitivamente, diciamo, in organico queste forze lavoro, che è la cosa che a noi sta molto a cuore, perché è chiaro che stiamo parlando di 4.500 lavoratori e quindi vogliamo che questi lavoratori vengano messi anche nelle condizioni di poter garantire qualità di servizio. Il governatore, vista la situazione, ha deciso di posticipare l'appuntamento per illustrare le linee programmatiche del bilancio di previsione. Ho preferito essere qui perché appunto i lavoratori sentano le istituzioni locali, la regione, la sentano vicina, perché noi siamo dalla parte dei lavoratori e dei sindaci
che, ripeto, non stanno facendo una battaglia demagogica, ma stanno facendo una battaglia sacrosanta per difendere il lavoro e per difendere i servizi e per difendere la nostra terra. Bene, ma è accaduto qualcosa mentre eravamo in onda e abbiamo in linea il segretario regionale della UIL Santo Biondo. Che cosa è accaduto mentre noi eravamo in onda? Buon pomeriggio direttore, buon pomeriggio ai telespettatori. E purtroppo, come accade in questi momenti di attesa, gli animi si scaldano e si è cercato di oltrepassare il confine creato dalle forze di polizia, c'è stata la reazione. Qualche ferito, sono intervenute le ambulanze e niente. La considerazione è che se c'è questa soluzione, così come è stata prospettata all'aeroporto dal ministro Letti, esponente del governo di maggioranza del Paese, che si dia concretezza nell'atto ufficiale da parte di Palazzo Chigi. Non si comprende, arrivato a questo punto, qual è il motivo che non viene fuori questa soluzione per dare risposta ai lavoratori che insieme al sindacato sono da ieri in blocco. Quanti sono i feriti? Sono intervenute 3 ambulanze che hanno provveduto, per fortuna feriti lievi, ma certamente non è possibile continuare nell'attesa. Noi, se si dovesse continuare nell'attesa, evidentemente dobbiamo, come dire, mantenere l'impegno che in settimana si andrà a Roma, ma soprattutto non si comprende perché, se c'è una soluzione da parte del governo per come è stata descritta dal ministro questa mattina, non si vada a formalizzare ai lavoratori. Io non vorrei, e mi auguro che non è così, che la soluzione sia caduta nello scontro politico tra maggioranza e opposizione, perché veramente, altro che governo del cambiamento, queste sono tatticismi da prima repubblica. Bene, grazie. Qui ci sono 4.500 lavoratori. Grazie al segretario regionale della UIL, quindi l'avete sentito, i lavoratori hanno tentato di oltrepassare la linea che porta alla stazione ferroviaria di Lamezia Terme, c'è stato lo scontro con le forze dell'ordine, ci sono dei feriti e, come ci riferiva appunto il segretario Santo Biondo della UIL. Ha parlato Biondo anche dell'incontro che stamattina i 3 segretari regionali hanno avuto con la ministra Lezzi in visita in Calabria. È andata proprio a Vibo a verificare la situazione all'indomani del maltempo che ha colpito quest'area. Vediamo che cosa viene fuori da questa visita. La prima parte della missione in Calabria del ministro per il Sud Barbara Lezzi è stata dedicata a Polia, piccolo centro dell'entroterra premontano del Vibonese flagellato dal maltempo dell'ultimo periodo, soprattutto quello drammatico del 4 ottobre scorso. Il ministro, accolto dal sindaco Domenico Moroso e dal prefetto Giuseppe Gualtieri, ha ascoltato quanto anche gli altri sindaci dell'area dell'Angitola le hanno descritto, quindi ha voluto visitare, sia pur velocemente di persona, alcune delle situazioni precarie provocate dalle tante frane. Cercheremo sicuramente una soluzione per intervenire sulle urgenze e poi, per quanto riguarda il resto degli investimenti, come ho già detto, stiamo collaborando con le regioni, con il Ministero dell'Ambiente, con il Fondo Sviluppo e Coesione che presiedo, per mettere a sistema le risorse che sono state implementate nella legge di bilancio, ma che già ci sono, per finalmente mettere a regime un bel po' di investimenti sulla manutenzione del territorio e la messa in sicurezza. Ho piena disponibilità da parte soprattutto della Regione Calabria, quindi io mi sento di dire che potremo fare un ottimo lavoro. L'Italia è l'Italia dei comuni, dei piccoli centri, bisogna rivalorizzarli. Bisogna rivalorizzarli perché poi sono quelli che custodiscono il territorio, si dice spesso che sono un presidio, ma veramente lo custodiscono e lo tutelano, perché se si spopolassero del tutto sarebbero poi dei territori completamente abbandonati, in degrado. Non ce lo possiamo permettere perché sono bellissimi, tra l'altro. La Regione cosa pensa di chiedere al Ministro? La Regione chiede al Ministro una maggiore attenzione per le problematiche peronate della Calabria. Io insisterei sulla sburocratizzazione
degli interventi, perché per qualsiasi intervento c'è bisogno di un sacco di autorizzazioni. I comuni sono messi in ginocchio, che in genere i comuni sono che gestiscono le opere e sono in affanno perché non hanno personale, non hanno strutture per reggere questi impatti. Noi come regione stiamo cercando, sia su questo campo sia sul campo della depurazione specialmente, di attivare dei supporti alle amministrazioni comunali. Bene, vedremo come proseguirà l'attenzione da parte del governo per queste aree colpite dal maltempo. Il ministro sarà poi a Crotone, quindi proseguirà questo suo viaggio. Andiamo appunto, rimaniamo a Crotone, dove il cittadino di nazionalità marocchina Mustafa riceve un encomio dal comune di Crotone per aver salvato la dottoressa dell'ospedale di Crotone, vittima di un'aggressione. Intanto l'uomo di 50 anni, individuato come l'aggressore, è stato arrestato. Vediamo. Ecco la polizia mentre blocca l'uomo che ha aggredito con un cacciavite un medico dell'ospedale di Crotone. Luigi Amoruso, un cinquantenne disoccupato, accusava la dottoressa di essere responsabile della morte della madre avvenuta nel 2017 nel reparto di medicina generale dove la donna presta servizio. L'aggressore ha atteso il medico nel parcheggio del nosocomio, quindi l'ha colpita al collo con un cacciavite. "Hai fatto morire mia madre", avrebbe urlato. Quando stava per sferrare al secondo offendente è intervenuto un venditore ambulante, Mustafa, che è riuscita a bloccare il cinquantenne e a salvare così la vita al medico. Un pomeriggio di terrore al San Giovanni di Dio. Sul posto sono intervenute le volanti della polizia che hanno fermato l'aggressore. L'uomo è stato arrestato con l'accusa di tentato omicidio. La vittima, Maria Carmela Calindro, 56 anni, è stata soccorsa dai sanitari del 118 ed è ricoverata in ospedale in codice rosso. Non sarebbe tuttavia in pericolo di vita. Sotto shock i colleghi della dottoressa. Se non ci fosse stato il venditore ambulante Mustafa, la collega oggi avrebbe problemi molto ma molto più seri e molto ma molto più gravi. Grazie a questo ragazzo, che definirei un eroe, si è evitato il peggio. Io stamattina sono stato a trovare la collega per fortuna sta bene dal punto di vista ovviamente medico, dal punto di vista sanitario, non altrettanto lo si può dire dal punto di vista psicologico. Un episodio che ripropone con forza il problema della sicurezza all'interno del nosocomio, e non è la prima volta infatti che un camice bianco subisce un'aggressione. Nella notte tra il 3 e il 4 agosto scorso infatti un medico anestesista venne picchiato selvaggiamente con calci, pugni dai congiunti di un ragazzo di Rosarno ricoverato nel reparto di rianimazione. Adesso l'ennesimo atto ai danni di un medico. Si è verificato al di fuori del perimetro dell'ospedale, quindi questo anche da un punto di vista di filtri, da un punto di vista di sicurezza diventa drammatico e difficile da gestire, perché diciamo che dagli ultimi eventi che si sono verificati quest'estate la direzione strategica ha potenziato la vigilanza ai varchi dell'ospedale, ma quando si verifica al di fuori diventa difficile e drammatico poterlo gestire. E a proposito di questa notizia, il deputato del Movimento 5 Stelle Massimo Misiti ha chiesto che il disegno di legge diventi presto legge, un disegno di legge che tutela appunto i sanitari in servizio nei nosocomi. Adesso una bellissima, straordinaria operazione congiunta, un format straordinario tra diverse polizie che ha portato all'arresto di 90 persone ritenute tutte facenti parte di un'associazione mafiosa. In pratica avrebbero, come si, riempito l'Europa di droga. Vediamo. Il blitz è scattato questa notte nella Locride e contemporaneamente in Germania, in Belgio, in Olanda e in alcuni paesi d'oltreoceano. Un'operazione che ha portato a 90 arresti per associazione mafiosa e narcotraffico tra Europa e Sud America. La cocaina, acquistata dalle famiglie mafiose di San Luca e di Natile di Careri, partiva dalla Costa Rica e dalla Colombia, droga che ha invaso l'Europa e i cui proventi sono stati reinvestiti dalle cosche in attività commerciali all'estero. E quanto hanno scoperto gli inquirenti nel corso delle lunghe e articolate indagini coordinate dalla Direzione Nazionale Antimafia e dalla DDA di Reggio Calabria guidata dal procuratore Giovanni Bombardieri. Per la prima volta l'indagine è stata sviluppata da un vero e proprio team europeo di inquirenti e investigatori di paesi diversi con un obiettivo comune: colpire l'andrangheta e le reti di supporto che ha in tutta Europa. Anni di intenso lavoro svolto nell'ambito di una squadra investigativa comune costituita presso Eurojust tra magistratura e forze di polizia d'Italia, Paesi Bassi e Germania. Nel mirino gli storici
15 casati di 'Ndrangheta della Locride, i Pellebottari di San Luca, i Jetto di Natile di Careri e gli Ursini di Gioiosa Ionica. In Calabria più di 30 presunti esponenti alle Cosca del Regino sono finiti in manette, incluso il reggente del Clan Pelle, erede del potere dello storico patriarca Antonin Gambazza. Secondo quanto emerso dalle indagini, registri dell'affare sarebbero stati i propri Pelle che, con il supporto degli altri casati storici della Locride, avrebbero strutturato la rete che ha permesso di inondare l'Europa di tonnellate di cocaina. Le indagini hanno consentito ai magistrati di scoprire che la 'Ndrangheta si serviva tra l'altro di un'organizzazione turca che aveva un ruolo ben preciso, quello cioè di realizzare bani segreti in camion e auto per consentire il trasporto della droga. Le accuse per le 90 persone finite nella rete degli inquirenti sono di associazione mafiosa, traffico internazionale di droga, intestazione fittizia di beni. Una buona notizia per 30 lavoratori in servizio al porto di Gioia Tauro. Il giudice del lavoro del Tribunale di Palmi li ha integrati, facevano parte di quel 317 licenziamenti operati nel 2017. Vediamo. Una sentenza favorevole a 30 lavoratori del porto di Gioia Tauro, quella emessa dal giudice del lavoro del Tribunale di Palmi, che li ha reintegrati restituendo loro il proprio posto, insieme ad altri 340, erano stati licenziati nel luglio 2017. Si tratta delle prime sentenze su una mole di circa 280 ricorsi presentati, molte altre sono attese nei prossimi giorni. MCT adesso dovrà reintegrare i lavoratori in servizio, ma ciò, con ogni probabilità, causerà licenziamento di altrettanti portuali attualmente in servizio. Ciò in base a una precisa disposizione già applicata dalla stessa MCT in passato in casi analoghi. Ipotesi questa che potrebbe provocare una serie di proteste che potrebbero portare anche a un blocco delle attività portuali. La vicenda viene seguita attentamente dall'autorità portuale. Adesso la politica, visita a Cosenza dell'ex presidente del Consiglio Gentiloni in occasione del suo tour che lo sta portando in giro per tutta Italia a presentare il suo libro La sfida impopulista. Gentiloni ha parlato della situazione politica attuale, ha parlato del PD e di quale deve essere il ruolo del partito che verrà fuori dopo il congresso. Vediamo. Eccolo Gentiloni a Cosenza dal suo amico Mimmo Bevacqua, l'occasione per il mordi e fuggi calabrese e il lancio del suo libro, primo e ultimo ci tiene a precisare, La sfida impopulista, un lungo racconto che vive fra ufficialità e backstage della sua ricca esperienza, ministro degli esteri prima, presidente del Consiglio poi. Nel volume i viaggi, gli incontri con i potenti della terra, ma anche gli errori come la legge elettorale. Una sequenza di fatti, argomenti e analisi, con gli occhi e il cuore, rivolti nel PD di ieri e nel partito che verrà. Se ci mettiamo a inseguire i populisti a colpi di promesse illusorie o di insulti reciproci tra i politici, credo che non andiamo lontano. Nessuna ambizione personale, solo il contributo in termini di idee e di progetto. Crede in Zingaretti ed è convinto della necessità di recuperare il rapporto con i territori, perché solo così ci sarà lo spazio per affermare una nuova stagione della politica. Questi che sono i tre principali candidati alla segreteria del PD sono tutti e tre miei carissimi amici, due sono stati ministri nel mio governo. Figurarsi se io mi schiero contro di loro. Penso che Zingaretti abbia forse a suo vantaggio un tasso di novità maggiore, in fondo sulla scena nazionale si affaccia per la prima volta e questo può essere un suo vantaggio. Nel telegiornale di ieri abbiamo parlato dell'allarme lanciato dal sindacato medico Anao, di cui oggi ospitiamo Sergio Abbonante. Grazie per essere qui. Una indagine che restituisce un quadro allarmante della situazione in cui versa la nostra regione per il fatto che molti calabresi emigrano per servizi sanitari offerti dalle altre regioni. 320 milioni di euro e avete fatto una sorta di, come dire, di statistica ma anche di casistica legata proprio a questa fuga dalla Calabria. Che cosa viene fuori? Una mancanza di fiducia? Che cosa è, qual è la ragione principale che porta molti calabresi ad emigrare? Grazie innanzitutto. Ieri abbiamo analizzato un po' quelle che sono le varie tematiche che riguardano la migrazione sanitaria. In realtà 320 milioni
sono molti, moltissimi. Se voi, basta pensare che per gestire solo l'ospedale Annunziata di Cosenza sono necessari 258 milioni. Quindi capisce bene che il nostro maggiore ospedale è proprio vero che è fuori dalla nostra Calabria. Abbiamo fatto raccolto un po' di dati che sono fermi però al 2016, perché dal 2017 e 2018 ancora l'ufficio regionale non ce li ha forniti. E la maggior parte della migrazione sanitaria, purtroppo, dobbiamo constatare, non avviene per le alte patologie, ma la maggior parte è per patologie medio-basse. E per medio-basse sta a significare un dato molto importante, che lì dove l'alta tecnologia è presente, è normale che, essendo carente una regione di strutture altamente tecnologiche, il paziente va alla ricerca della soddisfazione dei suoi bisogni lì dove la tecnologia è all'avanguardia. Questa è l'analisi, la proposta per superare questo problema? La proposta per superare, siccome la maggior parte delle cause dipende dalla lista d'attesa, se noi riuscissimo ad avere un'integrazione tra pubblico e privato, si riuscirebbe in un certo senso a ridurre la lista d'attesa. Ieri, per la verità, nel Consiglio dei Ministri è stato fatto un emendamento in questo senso, aumentando da 50 a 100 milioni i fondi per poter ridurre questa lista d'attesa. Speriamo che si riesca a fare qualcosa. Grazie a Sergio Abbonante. Noi oggi parliamo anche di povertà che cresce in questa regione, sempre più famiglie si rivolgono al banco alimentare. Siamo in collegamento, per noi c'è Isabella Roccamo nella direzione regionale del banco alimentare, che ogni giorno distribuisce tanti pacchi di generi alimentari che vanno a finire nelle case delle famiglie dei calabresi che non riescono davvero ad andare avanti. Isabella. Sì, direttore, i numeri sono davvero impietosi. Pensate, oltre 200.000 persone in Calabria che vivono in stato di indigenza, oltre 40.000 nella sola provincia di Cosenza. Volevo farvi vedere questi pacchi, sono le derrate alimentari che sono state raccolte nel corso dell'ultima giornata della colletta alimentare. Ben 155.000 chili che adesso vedete vengono caricati su questi furgoncini, vengono prelevati dai rappresentanti degli enti caritatevoli che si occupano poi di distribuire questi alimenti alle persone che si trovano in stato di difficoltà. Ci sono ovviamente anche le derrate alimentari che vengono dalla filiera agroalimentare, insomma diciamo che lo spreco poi diventa una ricchezza in questo caso, perché serve davvero a dar da mangiare a tante persone che in questa nostra terra non riescono purtroppo a mettere insieme il pranzo con la cena. Io sono insieme a Gianni Romeo, che è il direttore generale del Banco Alimentare, ad alcuni rappresentanti delle associazioni che adesso vi andrò a presentare, perché è importantissimo il lavoro che fanno in silenzio quotidianamente per dare un aiuto concreto a chi è in difficoltà. Intanto Gianni Romeo, dicevamo 155.000 chili raccolti nell'ultima giornata della colletta alimentare, c'è un dato positivo perché rispetto allo scorso anno siamo in aumento. In aumento, grazie all'opera soprattutto dei volontari e dei donatori che quest'anno si sono superati, siamo riusciti a fare oltre 10.000 chili in più rispetto all'anno scorso, grazie anche al buon tempo, perché non abbiamo avuto, cosa verificatesi negli altri anni, allerta meteo, quindi tutto questo ha consentito un maggiore aumento di derrate e quindi più famiglie, più possibilità di aiutare le persone bisognose. Quindi in tutta la Calabria c'è stata una risposta eccezionale a questo appello che ormai da oltre 20 anni viene lanciato dal Banco Alimentare. Sì, sono 22 anni ed è veramente un gesto così ormai diventato popolare per la nostra gente, che riscontriamo veramente il grande cuore del popolo calabrese, soprattutto devo dire delle fasce più deboli, più povere, perché sono loro che hanno dimostrato un cuore meraviglioso.
Bene, dicevamo, insomma, i numeri per quanto riguarda la raccolta sono in aumento, i poveri purtroppo anche in questa nostra regione sono in aumento, i dati, come dicevo, sono davvero preoccupanti. Dicevo, direttore, siamo in compagnia dei responsabili di alcune delle associazioni che sul territorio si occupano proprio di dare un aiuto concreto ai bisognosi. Sono solo sul territorio cosentino oltre 250 associazioni. In questo momento mi trovo insieme a Pasqualino Perri della Casa di San Francesco di Cosenza. Un lavoro importante quello che fate, perché al momento quanti ospiti ci sono? Allora, accolti nelle nostre strutture sono 102 gli ospiti, ma ci sono tanti servizi anche aperti ad un'utenza esterna, tra tutti quello storico della Mensa della Carità. Ed è proprio per la Mensa della Carità che si rende necessario l'aiuto da parte del Banco Alimentare, perché attraverso anche le derrate che mensilmente ci vengono fornite dal Banco Alimentare riusciamo a tenere in piedi questo servizio, presso il quale quotidianamente vengono serviti circa 270 pasti e che non è supportato da alcun contributo economico istituzionale, per così dire. Quindi forme di beneficenza così importanti come quella del Banco Alimentare ci aiuta a tenere in piedi un servizio che diventa anche una forma di ammortizzatore di alcuni fenomeni di povertà prima molto meno diffusi, oggi molto più vicini anche a contesti di famiglie apparentemente normali. Sì, direttore, io volevo farvi ascoltare anche la voce di altre associazioni. Ma abbiamo un minuto però, Isabella. Abbiamo un minuto, riusciamo in un minuto a far ascoltare la voce di tutti? In un minuto riusciamo. Allora abbiamo la vicepresidente dell'ASIT di Cosenza, Angela Pastore. Anche l'ASIT si rivolge al Banco Alimentare perché ci sono delle persone, l'Associazione Sud Italia Trapiantati, ci sono delle persone che lottano contro la malattia, ma lottano anche contro l'indigenza. Certo, ed è questa la spinta che 16 anni fa ci ha portati a collaborare con il Banco Alimentare, quello di dare un minimo di sollievo, anche se materiale è minimo veramente rispetto alla situazione sanitaria nella quale queste persone si trovano, ma è pur sempre una gratificazione. Io volevo farvi ascoltare anche Suor Diomira, che ha una casa famiglia a Bucita, centro alle porte di Cosenza. Anche qui si occupano di dare assistenza e aiuto concreto alle donne in difficoltà, ai minori, alle famiglie in genere che si trovano in stato di bisogno. Io do il pacchi a 40 famiglie di Bucita e San Vili. E tante volte vengono altre pure, una semplice colazione. Solo per una semplice colazione. Ultimo, il centro Bachelet di Cosenza, siamo in compagnia di Antonino Oliva, il centro Bachelet. Quante persone riesce ad aiutare? Sì, diciamo, noi abbiamo in carico 180 famiglie, circa 600 persone, per l'esattezza 570, e 4 unità del servizio civile che ci aiutano a fare questo servizio. Bene, direttore, intanto grazie, si continuano, Isabella, a caricare le derrate alimentari. Siamo riusciti in un minuto a farvi ascoltare una piccola parte del lavoro però che si fa davvero, dicevamo, quotidianamente. Ci, Isabella, torneremo sicuramente. Torneremo, grazie, perché meritano davvero questa gente, sono volontari straordinari che si mettono a disposizione per aiutare chi è in una fase, in un momento di grande difficoltà. Abbiamo il tempo forse di vedere l'ultimo servizio, che è quello della Festa della Luce. Se ce la facciamo, forse sì, ma andiamo in onda. Va. La celebrazione ebraica della Festa delle Luci, la Chanukah, fa ormai parte delle tradizioni cittadine. Luogo dell'evento quest'anno le fontane di Via Arabia, dove si è tenuta la suggestiva cerimonia di accensione del grande candelabro a 9 bracci. Le fontane di Via Arabia sono anche il luogo simbolo illuminato di arancione fino al 10 dicembre, in adesione alla campagna mondiale Orange the World del Sor Optimist International contro la violenza di genere. La festa di Chanukah, che nella sua radice etimologica non significa solo inaugurazione di qualcosa di nuovo, di mantenimento della purità, ma soprattutto educazione, chinuch, le istituzioni scolastiche soprattutto, che sempre sono presenti nella città e nella regione per educare le nuove generazioni a mantenere
non solo a galla come l'olio, bensì ad elevare la propria mente verso l'alto. Guardo verso l'alto, da dove verrà il mio aiuto? La festa delle luci rinnova lo spirito di amicizia e di integrazione tra la cultura ebraica e la città di Cosenza. Noi siamo grati alla comunità ebraica, che è la madre di tutte le religioni monoteistiche, per la presenza costante e di qualità che ha in questa città. Riteniamo di essere mediatori fra le varie etnie e fra le varie culture nell'interesse laico della convivenza e della pace. L'accensione della luce sono il simbolo della bellezza, di una bellezza che non può essere non condivisa da chiunque, sia esso cristiano, musulmano, ebreo, ateo. Da questo punto di vista il Comune continuerà a promuovere incontri di tolleranza e farà in modo che i simboli di pace e di condivisione possano essere trasmessi alle nuove generazioni, affinché ci sia una comunità educante che possa essere sempre al centro del percorso culturale. Bene, non c'è il tempo nemmeno di vedere, scusate il bisticcio di parole, le previsioni del tempo. Andiamo subito con la sigla, perché le trasmissioni della rete incombono e quindi l'appuntamento con l'informazione è più tardi. Arrivederci. We'll be right back.